Le chiedo qual è la prima sfida per voi che l'Italia deve affrontare dal 26 settembre? È la sfida della ripartenza, la crisi energetica si somma alla crisi della pandemia, c'è bisogno di un governo che in continuità con quanto ha fatto Mario Draghi sappia affrontare con pragmatismo, senza scontri ideologici, quella che è l'emergenza nazionale. Bisogna avere il coraggio di andare fino in fondo senza piegarsi alla esigenza che qualche partito ha di mandare in onda più vecchi slogan del secolo scorso piuttosto che progetti per le famiglie e per le imprese.